Signori, buongiorno, sono, come ancora non lo sapeste, Francesco Ricurso, presidente dell'associazione Progetto San Giorgio. E nel solco delle nostre iniziative, stamattina, grazie anche alla disponibilità del maestro, noi presentiamo il libro di Peppe Barra, Diario d'artista. Nel merito del libro, come è nato il libro e quant'altro, ci saranno, oltre all'autore, chiaramente la professoressa Giuseppina Scognamiglio, docente di storia di letteratura teatrale italiana all'Università Federico II, e la professoressa Patricia Bianchi, docente di storia della lingua italiana dell'Università Federico II. Per sopraggiunti improrogabili impegni, purtroppo stamattina è assente il professore Pasquale Sabatino, che pure sarebbe dovuto essere presente, docente di letteratura italiana all'Università Federico II. In quale ambito entra questa iniziativa di stamane? Beh, nell'ambito della, come devo dire, dell'assioma cultura, conoscenza, sapere, potere, patrimonio. E il problema è sempre quello, noi siamo convinti, io lo dico senza ombra di paura, a noi piace anche fare politica, la politica la prima in scuola. Politica allora è un po' di conoscenza. Né finché io ho un vocabolario più ampio del tuo, io troverò sempre modo di poterti tenere assoggettato. Viceversa, se il vocabolario è comune, noi abbiamo la possibilità di capire, di riflettere, di interloquire, di decidere. Questo non è il nostro motto, ma è una scelta di vita. Vi saluto tutti ovviamente e consentitemi però di dare un saluto particolare a un mio carissimo amico qui presente, anche se è venuto giusto in tempo. Sto parlando dell'architetto Michele Capasso. Michele Capasso è il presidente della Fondazione Mediterraneo. A un certo punto decide di interrompere la sua attività professionale e si dà a questa nobile attività con la quale poi penseremo di fare qualcosa insieme. Un'ultima parola, perché noi ci diamo sempre tempi europei, cerchiamo di essere a me il maestro mi ricorda una cosa, non voglio che sia una inizio, la nuova compagnia di canto popolare. La nuova compagnia di canto popolare, per noi che abbiamo in comune il colore dei capelli oggi, e rientra in quell'ambito che vive, è quello che noi ci aspettiamo per oggi, vive una evoluzione della società. È nata nei primi anni 70, se non sbaglio, vero maestro? No, alla fine degli anni 70. 70 ho detto. 67. E quindi vedete come combacia la cosa con la rivoluzione studentesca, la conquista dello statuto per i lavoratori, la difesa della legge sul divorzio, ci fu il voto ai diciottenni, il riconoscimento di votare ai diciottenni. Quindi per noi alcune espressioni caratterizzano tutta un'epoca e noi per questo lavoriamo. Vi ringrazio della partecipazione. Dopo ci sarà l'intervento del nostro giovane vice sindaco Giorgio Zinno, il quale ha anche detentore di altre deleghe, ma stamattina mi faccia molto più piacere è la qualità di assessore alla valorizzazione delle ville vestiane. Mai occasione poteva essere più opportuna. E dopodiché poi la parola passa all'autore e ai punti. Dopodiché alla fine ci sarà un omaggio da parte del maestro. Grazie della presenza e buon lavoro. La parola al vice sindaco. Buongiorno. Io naturalmente ringrazio calorosamente il maestro Barba di averci regalato questa mattina la possibilità di discutere sul suo libro e poi di poter avere un pezzetto della sua arte. Naturalmente ringrazio per questo essere stato
II, Battista Bianchi e Scognamiglio di essere intervenute come responsabili, tra l'altro sia la Battista Bianchi che ha seguito la scrittura del libro e la stessa Scognamiglio, che poi è responsabile della collana, insieme al professor Sabatino, che oggi non è venuto in Io ci tenevo in maniera particolare per svolgere questa iniziativa in questa villa e in questa biblioteca, perché questa biblioteca ormai è un po' un punto di riferimento della cultura della nostra città, e devo dire con un po' di arroganza da cittadino anche dell'area vesuviana. Tante sono le iniziative che vengono svolte in questa villa, che noi abbiamo denominato Villa della Cultura di Sant'Orgio a Trevano, recuperata, e il luogo stesso per un dato di giorno tra tantissimi giovani, la sera, il pomeriggio, diventa anche luogo di incontro per rappresentazioni di libri, musica, tante iniziative che in qualche modo rendono viva questa città. Oggi, in maniera particolare, con la presentazione del libro Il Diario d'Artista, mettiamo una nuova perla a quello che è la cultura sangiorgese, la cultura delle ville vesuviane, diceva ben Franco. Io ci tengo in maniera particolare questa delega, perché questa delega delle ville vesuviane tiene dentro quella che è l'essere sangiorgese, ma l'essere vesuviano, al di là diciamo di essere naturalmente napoletano, ma l'essere vesuviano, la terra che è quella della provincia di Napoli, della costa della provincia di Napoli, dove negli anni del 700 e l'800 sono nate tantissime iniziative culturali che hanno visto la costruzione di queste stupende ville che ancora oggi dobbiamo continuare a proteggere e riempire naturalmente, continuare a mantenere in piedi nel loro stato come erano così nel 700, ma riempirle di contenuti e di cultura di oggi. Quindi io ho avuto modo e piacere di leggere il libro del maestro e ho anch'io avuto delle sensazioni nuove da Patrizia Bianchi sulle dichiarazioni sui giornali, cioè più volte. Chi è più anziano, chi ha seguito negli anni Beppe Barra e ha un'età, diciamo, i capelli bianchi naturali, come diceva Franco, potrà ripercorrere un percorso di vita del nostro territorio, anche della cultura e delle tradizioni del nostro territorio. Chi è un po' più giovane, non lo metto ancora tra un po' più giovane, può assaporare, può comprendere cosa significa essere artista, cosa significa essere dentro quelle che sono le vecchie tradizioni del nostro territorio. Il maestro è legatissimo a Procida, c'è tutti i sapori della Procida, l'idea di cosa è la Procida, di quelle tradizioni che sono state in parte perse. Ebbene, penso che sia un libro che in qualche modo ci ricollega a quella che è la vita dell'artista, ma che trasmette fortemente quelli che sono i suoi valori e anche quelle che erano le vecchie tradizioni del nostro territorio, che man mano vengono perse, ma dietro hanno una ragione fondamentale, che è la nostra cultura, della nostra civiltà, che non va persa, ma va tramandata e va ricordata. Quindi per questo ringrazio Franco Loffredo, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la professoressa Scognamiglio, che ci ha aperto le porte verso un maestro barba disponibilissimo a regalarci questo momento e essere presente qua dopo ieri sera, che ha avuto una sono stato tra i presenti nascosto un po', perché erano più di 400 persone e più non ne potevano entrare, erano tante persone in fila che volevano entrare e non potevano entrare alla Reggia a Napoli. È stato un evento bellissimo e lo ringrazio per essere di nuovo qua. Due anni fa, ricordavamo prima, era in armonia all'Interaorca Jazz Festival del 2011, ha regalato tante emozioni a molti di noi, oggi è qua per presentarci quello che è la sua vita, ma dall'altro lato anche a farci omaggio di qualche perla della sua arte, e per questo siamo tutti quanti qua. Grazie e passerei. Professoressa Scognamiglio, che seguirà. Grazie. Allora, grazie a lei, dottor Zinno, grazie al dottor Rigoso, grazie a voi tutti che state qui di domenica mattina. Io mi rendo conto che è pesante, la domenica mattina,
poi soprattutto fare cultura di domenica mattina, dai, uno deve trovare i ritagli di tempo per fare cultura solitamente, invece voi dimostrate di essere veramente dei benemeriti, perché state qua, avete abbandonato casa, la cucina per quanto riguarda le donne, la chiesa per chi va a messa, tutte cose importanti che anche aveva la signora, e sicuramente andrà oggi come bello, la signora vorrei arrivare, mi ha nonnina di questo nipote, così via, e è arrivato un po' basso sto nipote, si è mantenuto basso. Comunque complimenti alla nonna con tanto nipote. E comunque noi con questo libro autobiografico di Peppe, che è un mio amico carissimo, tra l'altro, a parte l'artista eccezionale che tutti voi conoscete, stiamo facendo un gran tour per il libro di Peppe. Un gran tour. Noi, questo è il nostro terzo appuntamento, in vari luoghi campani per ora, poi andremo anche oltre i limiti regionali, sicuramente perché Peppe ormai ci sta trainando, sia lui sia la curatrice benemerita di questo volume che è la mia collega Patricia Piano. Dico benemerita perché lo dico adesso subito d'amblè. Allora, parlare di una persona, di un grande artista come Peppe, di mente, assolutamente. No, che qua che stiamo? Se la morte non mi scoglie. Ti mantieni bene, ti mettiamo qui, ti perdiamo. Perché non dobbiamo fare un necrologio, cioè lui è qui, ci ha affidato queste sue emozioni. Anche io ieri sera al Teatrino di Forte a Palazzo Reale ho detto, Peppe con questo libro ha fatto uno strip tease di emozioni. Lui l'ha accettato, era connivente in questa mia affermazione. Uno striptease di emozioni che, guardate, è difficile scrivere, affidare alla pagina quello che lui ha vissuto, perché lui accenna brevemente a un nonno che è nato nel 1875, 15 anni dopo l'Unità d'Italia, dico bene? E mi sono detto. Quindi attraversiamo tre secoli, dai nonni ai quali accenna, al Novecento, quando lui è nato, a metà del Novecento, diciamo la data precisa, si è andato un mondiale. 1945. Hai sperato. Quindi, nonno 1875, lui 1944 e poi siamo nel 2013. Ed è stata molto brava la collega Patricia Bianzi a decodificare tutto quello che lui gli ha affidato, perché Peppe gli ha parlato, gli ha narrato della sua vita. E quindi è difficile poi trascrivere le emozioni di un grande artista su una pagina bianca, che lui poi ha controllato, è intervenuto, ha rivisto, ha rimaneggiato. Ma è vero, Patrizia? Sì, certo, la sfida è stata proprio questa, di portare sulla pagina scritta quella che voi potete tenere tra le mani sempre, qualche cosa di volatile come la parola, però la parola è molto più ricca, ma è qualcosa che ci sfugge. Io ho avuto il privilegio di ascoltare Peppe per molte conversazioni fatte insieme a lui in momenti in cui veramente c'era tanta emozione, perché l'emozione di un ricordo che si mette a nudo, come diceva. Molto spesso capitava, come capita per chi è andato un po' dallo psicanalista, di stendersi sul famoso retino freudiano e parlare, perché parlare di sé con una persona che ti ascolta è un po' come confessarsi. E io non ho avuto remore, non ho avuto nessun pudore a raccontare delle cose belle, delle cose brutte, delle cose dolorose. Patricia ha assimilato come un buon psicanalista e poi le ha rimesse sulla carta con una sua visione di tutta questa, diciamo, questi incontri che ci sono stati. Sì, è stato così, cioè io ho creato un'architettura, un montaggio, quasi cinematografico,
dentro però ci sono anche degli ascolti collettivi, perché molte cose che sono qui sono state dette agli studenti del Master di Letteratura, Scrittura e Critica Teatrale, in cui noi lavoriamo gratuitamente, diciamo, sempre, con la professoressa Vittoria Miglio e con il professor Sabatino, che organizza e dirige. Master di Critica è docente, perché beh, tra le mille cose che fa è anche un docente della Federico II e ci insegna, un maestro a tutto il tutto. Allora l'ascolto che viene fuori da questi incontri, la scrittura che è quella con la quale noi ci vogliamo fare ascoltare da voi. Permettimi prima di non essere d'accordo con te su una cosa. Tu dicevi, è difficile fare cultura domenica mattina, per la cultura ci ritagliamo degli spazi. No, io non sono d'accordo, perché si fa cultura domenica mattina anche andando alla messa o frequentando altri luoghi di culto, e si fa cultura anche facendo il Nergut la domenica mattina. Diverse culture. Sicuramente, sono diverse culture. Curva. Però fanno sempre parte di noi come persone. E questo proprio me l'ha insegnato, ribadito, e mi ha fatto convinta, perché la cultura di Peppe non è fatta solo di cultura di libri, che pure li ama, raccoglie, e al culto del libro prezioso e raro, ma Peppe, è vero, la cultura è fatta anche degli odori, dei sapori, della quotidianità, del vivere insieme, una dimensione antropologica molto importante. È vero Peppe, c'è la cultura che del ragù, dei sapori in croce, anche la cultura dei profumi. Nel libro, infatti, nel libro che voi leggerete, c'è addirittura la scansione delle stagioni attraverso gli odori. Purtroppo nella città, adesso forse voi ancora sentirete questi odori qua a Portici, ma a San Giorgio, ma a pochi passi. Non è che sbagliate, no? Sono vicino. Ogni c'era come per la mamma, che io dicevo mamma, so ben lì, mamma diceva no, mamma si simpatica. Ora, io in questo diario di artista, è un diario, è un diario di emozioni, un diario che, in cui ho cercato di comunicare queste emozioni, a un certo punto si legge proprio questa scansione delle stagioni attraverso gli odori, che prima si sentivano con molta frequenza. Per esempio, nel camminare, io giovanetto, 13-14 anni, camminavo per Napoli in primavera, e dai bassi napoletani si sentiva questo odore intenso, per esempio i pastiere. Cioè, e allora era delle fave cotte, oppure non so, così faceva in tutte le stagioni. La domenica, come guardi un po'. Ecco, si faceva. E come diceva Vina, come giustamente ha detto Patricia, il ragù è un'avventura, come tutta la città nostra mediterranea è cultura. Una città che non ha una buona cucina, secondo me, non è una città cultura. Questa è una mia idea. Quando in una città si mangia male, lo diventa lo amante, la cultura. È così. Ma tu parli pure della teatralità dei... Ma la ritualità, per esempio, oggi non si può parlare più di ritualità nella culinaria, soprattutto nella cucina tradizionale. Metto l'esempio della pastiera. La pastiera nasce come dolce rituale, perché nasce come rappresentazione della rinascita, della primavera, della resurrezione di Cristo. Perciò non a caso si fa a Pasqua, perché è fatta col grano.
e si faceva, quando ero bambino io, solo a Pasqua. No, invece un grano da Cartasena alla fine è diventato un dolce napoletano, e addirittura una pasticceria a Napoli, il mio grande scandalo, si aveva sotto spinto in certi contenitori di alluminio, e mi è sembrato un alluminio farina con abomino. Intellettuali all'estero, come credo molti di voi, ricordo che in questi cibi c'è anche un qualche cosa di ritorno e legame con la radice, perché i miei figli, per esempio a Londra, si portano i fiammieri con le salsicce, ancorché la pastiera sotto. Ma non è più la stessa cosa. Non è più la stessa cosa, però serve, anche questo forse serve, che per tornare invece dal sacro, da profano al sacro. Allora il tema anche della religione, no? Oggi è domenica, la religione si lega in qualche modo a qualcosa che va oltre, se così si può dire, sconfina in altri territori per te, perché i riti procidani, la ritualità procidana in qualche modo è stata, se non sbaglio, se ho capito bene, se ti ho capito bene, il germe, il seme del tuo senso di teatralità. Questi riti barocchi che oggi si sono persi e che però tu ci fai rivivere, ci hai legati di nuovo. Allora, si parlava prima di armonia, come dice Silvia, questo spettacolo che io portai qui 2 anni fa. L'armonia è quella cosa che ti fa amare, e ti fa, quando il tuo sguardo si ferma su un bel corpo o un bel paesaggio, ti senti in armonia con te stesso. E così io da bambino mi sentivo in armonia con i riti procitani. Andavo in chiesa e sentivo l'armonia del mio corpo, del mio cuore, del mio spirito. E tutti i miei sensi erano protesi verso questa armonia. E l'armonia anche della teatralità, perché il mio primo teatro l'ho vissuto in chiesa. In chiesa perché? Perché all'epoca, quando ero bambino, soprattutto quella signora, la nonna, la più giovanetta di tutti noi, sicuramente si ricorderà la messa in latino. E la messa in latino era una cosa particolarissima che purtroppo non c'è più, non so perché era la messa misterica, era il mistero. La scansione della messa in latino, la scansione fonetica della messa in latino, faceva parte del rito magico che è la messa. La messa non è altro che un rito molto intenso, molto importante di magia bianca. Non la magia negativa, ma la magia positiva. E tutte le parole che il prete diceva in latino non erano altro che questa formula: in armonia col corpo, con la mente e col cuore, protesi verso un momento rituale importantissimo. Io bambino mi sentivo trasportato a vedere la schiena, vedi la signora come unisce, mi sentivo trasportato, emozionato e curioso di vedere la schiena del prete che sussurrava queste parole, questi fonemi, e questa musicalità del rito della messa era per me una gioia del cuore, della mente e dello spirito. Per cui io amavo il teatro, lo amavo già perché mamma era un'attrice, papà era un attore, ma l'ho amato anche per questa le radici procidane. Ma io vorrei sottolineare un aspetto della tua infanzia che ti avrebbe
avrebbe dovuto marchiare a fuoco quando tu incontrasti Zietta Liu. Zietta Liu che era... No, una... la fortuna che poi in fondo è sempre possibile, sono gli incontri che noi parlavamo quando abbiamo elaborato il libro. Gli incontri nella vita di un individuo determinano molto spesso anche la, in questo caso la mia. Ecco, io che amavo il teatro già da bambino, giocavo al teatro, i miei giochi erano il teatrino dei burattini, mamma mi costruiva i teatrini e io ci giocavo al teatro. Ma pensate, per un bambino piccolo, c'era penuria all'epoca, era il teatro dopo quello, per cui c'era la penuria di scuole. E io andai, siccome l'unico, le due scuole che erano nel mio quartiere, nel mio rione, quello di Chiappo, che abitava a Vico del Basso a Napoli, era la Rabaschieri ed era la De Amicis, scuola maschile e scuola femminile. Nella scuola maschile non c'era posto e io entrai a far parte degli alunni di questa scuola, l'unica classe maschile in una scuola femminile, che era la De Amicis. La fortuna volle, non trovo proprio il destino, in questa classe insegnava una bravissima scrittrice per bambini, sono un po' più mature, possono ricordare Zietta Liu, in arte Zietta Liu, ma nella vita era Lea Maggiulli Bartorelli. Lei scriveva per bambini, faceva teatro per bambini, insegnava alla scuola Teresa Rabaschieri. Il comune di Napoli per l'occasione le dette la palestra trasformata in teatrino per bambini, per cui noi recitavamo in palestra e siccome io ero un bambino portato verso la recitazione, avevo una bella voce, scandivo bene le parole e Zietta mi portava, mi faceva leggere per tutte le classi che leggevo bene e per tutte le classi si aveva all'epoca la stellina d'oro. Era un segno di riconoscimento per i bambini. E io sono maturato a questa scuola. Sono maturato a questa scuola, soprattutto ho imparato a fare teatro con poche cose, come era all'epoca, perché all'epoca c'erano pochi teatri che funzionavano. Però quando si rappresentavano degli spettacoli, delle favole di Zietta Liu, non si badava a spese. Le mamme, perché poi in fondo c'era anche un leggero classismo a quell'epoca. Pensate, stiamo parlando del 1953, per cui c'erano gli archivi. La borghesia lasciava il passo alla nobiltà, cioè la nobiltà lasciava il passo alla borghesia e la borghesia si appropriava anche di onorificenze che durante la monarchia non c'erano, per cui vediamo i grandi costruttori che comandavano Napoli, vediamo i grandi costruttori come Bottieri, i grandi greci come Lauro, e io sono vissuto all'ombra di questi magnati, di queste persone che avevano soldi e facevo parte di questa, essendo povero ma bravo. E allora che capitava? Che Zietta mi teneva la mia maestra, mi teneva come un giovane. Quando un bambino si ammalava, Cristo doveva fare una parte o di una bambina o di un bambino. Però essendo povero non avevo costumi, mia mamma non si poteva permettere di farmi questi costumi, che ogni costume dell'epoca costava 10.000 lire. 200.000 lire a quell'epoca erano due o tre stipendi di persone normali che lavoravano e che guadagnavano, per cui solo le persone molto ma molto si potevano permettere questi costumi. Pensate che ogni apparizione, perché gli spettacoli si facevano al San Carlo, al Mercadante e al San Ferdinando, spettacoli grossi, spettacoli enormi, con scenografie che costavano, con coreografie che costavano, per cui ogni volta che appariva un bambino o una bambina con un costume per buscare chi gli soldi,
avevano l'applauso, e a me capitava spesso che mi davano i costumi arrangiati, non avevo l'applauso per il costume, però avevo l'applauso. La cosa che fu stranissima che io amavo, desideravo cantare, siccome i bambini tutti cantavano negli spettacoli, Zietta decise, questa signora, Pozza Stampata, Gloria lo farà riso, se diciamo, questa signora decise che io non sapevo cantare. E un giorno io che andai a elemosinare, cioè io vorrei cantare, tu non potrei mai cantare perché sei stonato, sei stonato. Allora io andavo da mamma, dicevo, mamma, ma la zietta ha detto che io sono stonato, com'è possibile terminare a letto, tu canti bene, guarda come intorno, siccome mamma suonava anche un po' la chitarra, mi faceva cantare, dice, ti dai questa sciocchezza. E io però sono cresciuto fino all'età di 15-16 anni con la certezza di non saper cantare. Poi un altro incontro, perché già con l'avvento proprio della scuola di recitazione c'era Roberto De Simone. Il maestro Roberto De Simone è stato un bambino prodigio, un ragazzo prodigio. Quando io avevo 8 anni, mi teneva 17-16, per cui era comunque già componeva musiche per bambini in questi spettacoli di bambini che si facevano negli anni 50. Col passare degli anni, quando sono diventato più grande, sono andato poi al Centro Teatro S diretto da Gennaro Pietro, questo grande regista, ecco, via Martucci, il teatro, incontrai Roberto. Stavamo mettendo in scena una Medea di Seneca e Roberto curava le musiche, mi vide e ci incontrammo dopo tanti anni, mi aveva lasciato bambino e mi chiese, Peppe, tu perché reciti? Tu c'hai una bella voce, non capisco perché come mi aveva sentito cantare, perché non vieni a cantare nel gruppo? Io sto formando un gruppo di musica etnica, di musica popolare, perché non vieni? E io dissi, ma io non so cantare, come posso cantare? Ma me l'ha detto zietta, non ci trai, c'è tanto la cosa canta. mi fece, diciamo tra virgolette, un provino e io incominciai a cantare. E lui scoprì che io una gamma di note che prendeva quasi tutto il pianoforte che potevo fare all'epoca. Cantavo più, sì, però all'epoca potevo fare anche delle note da contraltista, cioè arrivare a cantare con la voce impostata da contralto, che adesso non posso fare più. Tutti questi anni che ho fumato mi hanno un po' guastato questo dono che avevo avuto, però comunque non mi posso lamentare, posso ancora fumare.